le autorità israeliane stanno registrando nuovi contagi da record per quanto riguarda le infezioni da Covid-19, sfiorando gli allarmanti livelli del mese di marzo. Secondo il bollettino diramato dal Ministero della Sanità, tra le 732 nuove infezioni nazionali, circa il 53% riguarderebbero soggetti o completamente vaccinati o guariti dalla nuova peste epidemica. Sotto accusa la cosiddetta variante Delta, responsabile del 90% dei nuovi casi in Israele, che quindi si configura come nuova malattia per la quale il vaccino Pfizer avrebbe perso un'efficacia del 30%, passando dal 94,3% al 64% in poco più di un mese. Il Ministero della Sanità israeliano, inoltre, sebbene ribadisca la validità del siero nel prevenire casi seri e ospedalizzazione, non chiarisce se fra le 47 persone in gravi condizioni dell'ultimo bollettino vi siano persone completamente vaccinate. In Israele il 60% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi previste dalla terapia genica sperimentale a mRNA. Tuttavia, a seguito dei contagi in continuo aumento, le autorità hanno rimandato al 1° agosto l'ingresso nel paese di turisti vaccinati. La situazione che si è creata nel paese dell'apartheid, oltre a insinuare correlazioni fra le campagne vaccinali e lo sviluppo di varianti, pone seri interrogativi su quell'apartheid che si vuole creare in Francia e dintorni tramite il cosiddetto Green Pass. Uno strumento inutile nel controllo della diffusione del virus che non garantisce in alcun caso ai vaccinati di non contagiare né a loro volta di non essere contagiati. Uno strumento utile solo a ricattare e controllare le persone secondo i dettami della nuova normalità imposta dal progetto di Grande Reset. È partita dal North Carolina la squadra d'assalto dei vaccinatori porta a porta, annunciata dal presidente Joe Biden nei giorni scorsi. Tuttavia, nonostante l'autodichiarato successo dell'operazione appena iniziata, il confinante governatore della Carolina del Sud, Harry McMaster, si è detto particolarmente preoccupato ed ha preventivamente escluso il suo stato dalla partecipazione a campagne di questo genere, spiegando che intimidire, fare pressioni e costringere le persone a fare una scelta è un'operazione politica utile soltanto a ridurre la fiducia della popolazione. A certificare una spaccatura politica senza precedenti ci ha pensato invece lo stato del Tennessee, che nelle stesse ore ha bloccato le vaccinazioni agli adolescenti, vietando la seconda dose a chi aveva già iniziato il percorso vaccinale. Il commissario per la salute dello stato, Lisa Percy, pediatra, ha anche licenziato il funzionario federale incaricato della campagna di vaccinazione, bloccando ogni evento precedentemente organizzato all'interno delle scuole dello stato. Fra le reazioni del momento salta agli occhi il tweet di Chelsea Clinton, figlia dell'ex presidente Clinton, secondo cui lo stop del Dipartimento di Salute del Tennessee sarebbe davvero fastidioso. Secondo i più recenti studi effettuati negli Stati Uniti, dove la campagna di vaccinazione ha già coperto 159 milioni di persone su 330 milioni di residenti, i casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione di adolescenti e giovani adulti sarebbero in costante e preoccupante aumento fra i giovani che hanno ricevuto il vaccino caratterizzato dalla nuova tecnologia mRNA, cioè Pfizer e Moderna. Dal bel paese, tuttavia, il generale Figliuolo non ha dubbi. Bisogna vaccinare tutti, compresi i bambini, e dal momento che, lo diceva anche il principe de Curtis, melius abundare quam deficere, la terza dose è già all'orizzonte. Il lockdown dell'anno scorso era illegale, lo ha deciso 16 mesi dopo la Corte Costituzionale spagnola. Il Tribunale ha stabilito la non validità del decreto con cui il governo socialista di Pedro Sánchez aveva imposto lo stato d'allarme, sospendendo i diritti fondamentali dei cittadini e condannando la popolazione all'isolamento forzato. Una misura che, secondo la Corte Costituzionale spagnola, avrebbe potuto essere approvata dal Parlamento attraverso lo stato d'emergenza e non semplicemente imposta dall'esecutivo. La sentenza, che è una risposta a un ricorso presentato dal partito di destra Vox, è uno schiaffo in piena regola al governo Sánchez e probabilmente avrà anche conseguenze pratiche, aprendo la porta ai ricorsi di chi è stato multato per aver violato le norme decretate il 14 di marzo del 2020. I dettagli della delibera non sono ancora pubblici, ma le amministrazioni locali spagnole potrebbero nelle prossime settimane essere travolte dalle richieste di rimborso da parte di cittadini che avevano disobbedito a un lockdown che si è rivelato privo di basi giuridiche.
Resta da vedere se la sentenza della Corte Costituzionale permetterà di risarcire anche le attività commerciali che sono state obbligate a chiudere i battenti, un'ipotesi piuttosto remota, anche perché manderebbe praticamente all'aria i conti pubblici spagnoli. Focolaio di Covid-19 a bordo della nave della Marina Britannica, la portaerei HMS Queen Elizabeth, che attualmente sta solcando l'Oceano Indiano nell'ambito di un tour mondiale ed è attesa in Giappone entro la fine dell'anno. Anche su diverse altre navi da guerra della flotta britannica, che accompagna l'ammiraglia verso il Giappone, sarebbero stati registrati casi di Covid-19. Il segretario di Stato per la difesa del Regno Unito, Ben Wallace, ha affermato che tutto l'equipaggio presente a bordo della nave ha ricevuto 2 dosi di vaccino contro il Covid-19. I contagiati sono 100. Non si hanno notizie su eventuali quarantene a bordo della flotta. L'aumento dei prezzi delle materie prime sta provocando in tutto il mondo il risorgere di miniere abbandonate. Molti di questi giacimenti sono stati chiusi negli ultimi decenni, non perché fossero esauriti, ma semplicemente perché l'estrazione dei metalli non era più conveniente. Altri hanno invece dovuto abbassare la saracinesca perché non erano sostenibili dal punto di vista ambientale. L'inflazione post-pandemica delle materie prime ha però cambiato radicalmente lo scenario, facendo sì che le miniere tornino ad essere redditizie per le aziende del settore. È il caso della British Adriatic Metals, che nella località bosniaca di Vares sta per riavviare le attività estrattive in un giacimento d'argento che aveva chiuso i battenti all'inizio degli anni 90. I responsabili della compagnia britannica sostengono che lo sfruttamento delle miniere abbandonate presenta diversi vantaggi rispetto allo sviluppo di nuovi siti di estrazione, soprattutto perché non richiede la costruzione di strade e altre infrastrutture necessarie al corretto funzionamento dei giacimenti. La riapertura di vecchie miniere in disuso non è però prerogativa dei Balcani. Lo stesso trend si registra in Australia e in Sudafrica, dove si stanno riavviando progetti estrattivi abbandonati in precedenza, rispettivamente di nickel e platino, 2 metalli il cui prezzo è aumentato nell'ultimo anno intorno al 50%, esattamente come quello dell'argento. L'unica grande eccezione rimane l'oro, bene rifugio per eccellenza che nello stesso periodo si è addirittura deprezzato. E l'unico modo per vincere questa guerra è contare sulla qualità. Dobbiamo diventare inappuntabile perché chi è abituato ai format mainstream possa sentirsi a casa e godere per la prima volta di una boccata di ossigeno, di libertà, di verità. Per ottenere questo risultato abbiamo superato le nostre paure e le nostre timidezze, abbiamo costruito letteralmente un nuovo studio. È stata un'impresa difficile. Ma ogni persona strappata al sonno della ragione è un'anima libera in più. Ma per riuscirci ovviamente abbiamo bisogno di voi, di ognuno di voi. Ogni donazione farà la differenza. Oggi ci servono 15.000 euro, entro settembre però, per costruire uno studio televisivo di prima fascia dove potremo ad armi pari smascherare le menzogne dei potenti e dei loro camerieri, vecchi, nuovi ed aspiranti tali. È un obiettivo ambizioso, ma nessun cacciatore di verità racconterebbe nulla di meno. Se vorrete essere parte di questa grande impresa, qui sotto troverete i metodi migliori. Inviare una donazione con bonifico all'IBAN che leggete qui o attraverso PayPal. Ma ricordatevi, entro settembre, perché altrimenti avremo tutti fallito e avremo una voce in meno che grida nel deserto della geopolitica, quella vera, che è molto ancora da dire. Le 2 vasche contenenti diossina collocate a Seveso a seguito del disastro ambientale del 1976 starebbero subendo perdite rilasciando la sostanza tossica nel terreno. È quanto risulterebbe da un dialogo tra un architetto del comune e un rappresentante dell'ente regionale lombardo per i servizi all'agricoltura e alle foreste. L'architetto avrebbe chiesto se le vasche stessero perdendo e l'esperto dell'ente regionale, dopo aver effettuato l'ultimo sopralluogo nel maggio scorso, avrebbe risposto «Per me sì, ma non sappiamo dove e come».
Il colloquio, rivelato dall'agenzia AGI, sarebbe avvenuto il 30 giugno scorso ed è testimoniato in un documento presentato in procura dal sindaco di Seveso, Luca Allievi, che nei giorni scorsi aveva annunciato le dimissioni lamentando le moltissime zone d'ombra sulla gestione delle due vasche e del loro potenziale pericolo ambientale. Sebbene per la regione non vi siano evidenze di rischio, il sindaco aveva denunciato mancanze per quanto riguarda controlli, monitoraggio e manutenzione delle vasche, chiedendo alla procura il sequestro del sito considerato il terzo al mondo per pericolosità dopo Fukushima e Chernobyl. Le vasche utilizzate dopo il disastro per decontaminare l'area sono due, una a Seveso di 200.000 metri cubi e l'altra a Meda di 80.000 metri cubi e contengono il terreno superficiale rimosso e i macchinari utilizzati per la demolizione e gli scavi. Al di sopra di queste due vasche oggi sorge il Parco Naturale Bosco delle Querce. La tragedia di Seveso è ricordata come una delle peggiori catastrofi ambientali di sempre. L'incidente, avvenuto il 10 luglio 1976 nell'azienda Icmesa di Meda, causò la dispersione di una nube di diossina. La sostanza velenosa investì una vasta area di terreni nei comuni limitrofi della Bassa Brianza, particolarmente quella di Seveso, causando lo sfollamento temporaneo di 676 persone. Sebbene il disastro non annoveri ufficialmente nessuna vittima, ma solo 80.000 animali morti e abbattuti, le conseguenze sulla salute nella popolazione sono controverse. Alcuni studi hanno rivelato significative alterazioni ormonali neonatali, oltre ad un lieve aumento di mielomi e leucemie nelle zone più inquinate da diossina. Mentre le truppe statunitensi abbandonano in fretta e furia l'Afghanistan, non passa giorno senza che i talebani assumano il controllo di nuovi territori. I combattenti islamici sembrano particolarmente impegnati a conquistare i confini del paese asiatico, una manovra strategica che potrebbe essere propedeutica a un'offensiva definitiva su Kabul. Secondo diverse fonti, i talebani avrebbero già preso il controllo dell'80% del territorio afghano. E se dovessero conquistare anche la capitale, la situazione tornerebbe ad essere la stessa del 2001, anno in cui iniziò l'occupazione statunitense dopo l'11 di settembre. L'ultima conquista delle milizie ribelli è stato il valico di frontiera di Wesh Shaman, che collega l'Afghanistan al Pakistan. Circa 70.000 pendolari attraversano ogni giorno questo passo, sul quale i combattenti islamici hanno già issato la loro bandiera. Dalle ricostruzioni fornite dalle principali agenzie di stampa, sembra che le truppe controllate da Kabul si siano arrese praticamente senza combattere. Un atteggiamento che solleva qualche interrogativo sul livello di preparazione dell'esercito afghano, addestrato negli ultimi 20 anni dalle forze armate statunitensi, apparentemente senza successo. L'avanzata dei talebani in Afghanistan preoccupa sempre di più i paesi vicini, soprattutto da quando i combattenti islamici hanno preso il controllo di diversi valichi di frontiera, costringendo le truppe regolari di Kabul a rifugiarsi in Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Di fronte a queste incursioni, i governi di questi paesi non solo stanno rafforzando i contingenti militari sul confine, ma stanno anche arruolando milizie private. La maggior parte di questi gruppi armati è costituita da profughi di origine uigura trasportati dalla Cina, per i quali il conflitto afghano rappresenta un'opportunità, sia in termini economici che di accettazione sociale. L'avanzata dei talebani, però, non preoccupa solo i paesi vicini. La Russia si è già detta disposta a entrare in azione per difendere le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale. Varie manovre preventive sono già state avviate in collaborazione con l'esercito tagico. Mosca, che sta anche trattando diplomaticamente coi talebani, potrebbe presto schierare le proprie forze speciali lungo le frontiere con l'Afghanistan. La situazione di caos causata dalla ritirata delle forze armate statunitensi preoccupa anche la Turchia, che vuole avere voce in capitolo sulla questione. Ankara, a differenza di Mosca, sembra voler fare affidamento non su forze regolari, ma su milizie di mercenari, esattamente come il Tagikistan e il Turkmenistan. Secondo la stampa curda, il governo turco potrebbe reclutare gruppi di combattenti islamici precedentemente impegnati in Siria e il cui compito sarebbe quello di controllare l'aeroporto di Kabul. Una scelta che sottolinea come il futuro del conflitto afghano passi anche dall'azione di queste milizie private, il cui impiego sta creando i presupposti per uno scenario di instabilità che sta trasformando l'Afghanistan in una vera e propria bomba a orologeria. Almeno 12 persone, tra cui 9 ingegneri cinesi, sono morte a bordo di un autobus vicino alla centrale idroelettrica di Dasu, in Pakistan.
I primi rapporti sull'incidente, che menzionano un trasferimento di oltre 30 lavoratori avvenuto intorno alle 7.30 locali, sono apparsi contrastanti. Il consigliere del primo ministro per gli affari parlamentari del Pakistan, Babar Awan, parlando all'Assemblea nazionale, lo ha definito un attacco codardo, avvalorando la versione dell'attentato. Tuttavia, alcune ore dopo, il Ministero degli Esteri pakistano ha contraddetto la tesi dell'attacco, affermando che l'autobus sarebbe precipitato in un burrone dopo un guasto meccanico con conseguente fuoriuscita di gas che avrebbe causato un'esplosione. Ma il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Liyan, ha condannato l'incidente come un attentato, invitando le autorità del Pakistan ad indagare a fondo sulla vicenda non solo per punire severamente colpevoli, ma per proteggere la sicurezza dei cittadini, nonché delle organizzazioni cinesi presenti nel territorio per i quali l'ambasciata cinese a Islamabad ha rinnovato l'invito a prestare molta attenzione e a prendere opportune precauzioni negli spostamenti. Secondo la testimonianza rilasciata da un ufficiale di polizia al giornale pakistano Dawn, non è chiaro quale sia la causa dell'incidente, visto che le informazioni sull'accaduto si sono rese difficili anche per il malfunzionamento delle reti di telefonia mobile nella zona. Nel frattempo, la polizia ha inviato alcune unità in elicottero per indagare sulle dinamiche della tragedia. L'opzione di bombardare Cuba deve essere presa in considerazione e non la si può semplicemente escludere come se non fosse una delle opzioni sul tavolo delle discussioni. Così ha risposto ai giornalisti dell'emittente televisiva Fox News il sindaco di Miami, Francis Suarez, aggiungendo che è molto vasta la varietà di opzioni militari praticabili. In un'altra intervista rilasciata a Fox News, il repubblicano sindaco che governa la città con una coalizione cosiddetta bipartisan ha spiegato ai giornalisti che Washington è più volte intervenuta militarmente nell'America Latina, sempre con grande successo, secondo Suarez. Dal momento che Cuba rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti, in quanto starebbe esportando il comunismo in tutto l'emisfero, il sindaco lascia capire che un intervento deve essere fatto ad ogni costo. Se fosse un film sarebbe improiettabile, ma ahi noi, è della realtà che stiamo parlando, oltre che dell'esempio di democrazia per l'intero Occidente. Julian Assange potrebbe non riprendersi più dalle torture subite nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito. A spiegarlo è il professor William Hogan, internista e docente di informatica biomedica all'Università di Medicina della Florida, che, insieme ad altri 200 medici, ha firmato una lettera, pubblicata dalla rivista The Lancet, per chiedere l'immediato rilascio del giornalista, cofondatore di Wikileaks, Julian Assange. Rispondendo ai giornalisti della rete televisiva Russia Today, l'accademico ha ricordato che le condizioni di igiene mentale e di salute di Assange non sono cambiate dallo scorso gennaio, ma che, semmai, sono peggiorate. Scendendo più nel dettaglio, Hogan ha precisato che Assange presenta gravi segni di disagio mentale e di stress e, in questi casi, continuare a restare nello stesso luogo di prigionia in cui ha subito torture non può che peggiorare la sua condizione. Lasciarlo uscire di prigione è il primo passo urgente da muovere per cercare di guarire i danni cerebrali subiti, ha dettagliato il professore. Allo stesso tempo, un gruppo di 120 persone composto da politici, giornalisti e artisti ha firmato un'altra lettera aperta, inviata alla cancelliera Merkel, perché nell'incontro di oggi a Washington con il presidente Joe Biden, perori la causa del giornalista detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, luogo di detenzione destinato a terroristi e pericolosi criminali. Più passano i giorni e più la possibilità di un suicidio diventa preoccupantemente concreta, ha spiegato il professor Hogan. Intanto, Amnesty International si lancia, senza colpo ferire, alla strenua difesa del diritto di manifestare contro il governo cubano. Di Julian Assange, simbolo della libertà di espressione, non vi è traccia. La domanda che ci poniamo, preoccupati per Assange e per il tragico destino dell'informazione, è semplice e chiara. Chi sarà il prossimo?